Allora, io volevo fare alcune considerazioni perché siamo presenti qua alcuni movimenti ambientalisti, ma diciamo quasi tutti, Greenpeace, Lega Ambiente, WWF, e leggiamo coordinamento mare libero e non spiagge libere, quindi diciamo perché si parte dal mare, cioè l'importanza del mare. Che stiamo sostenendo tutte le associazioni, ma anche tanti cittadini, perché il mare è in sofferenza, non è in sofferenza soltanto a Pozzuoli, è in sofferenza generale, gli oceani sono in sofferenza, perché si dice la plastica in mare, ma la plastica in mare ci arriva attraverso la terra prevalentemente, non soltanto sulla spiaggia. Quindi diciamo la presa di coscienza di questa necessità di avere un mare libero, pulito, perché il mare c'è una funzione essenziale rispetto all'assorbimento di CO2 e ci riserva dal discorso dei cambiamenti climatici. Quindi questa battaglia che facciamo insieme a voi, che siamo Pozzuoli, Ostia, a Rimini, si deve estendere quanto più è possibile, perché se no. Scusami, ma se noi siamo perdenti all'inizio, se non abbiamo la capacità di contaminare Bacoli, Napoli, la Costiera, perché sappiamo benissimo che ci sono problemi molto più grossi, sappiamo tutto l'inquinamento che viene dal Sarno, sappiamo tutta la situazione in questi momenti. Fortunatamente c'è una procura che sta intervenendo sulla zona dei Regilagni, che è adiacente all'area di Vicola e Pozzuoli, dove ci sono delle criminalità rispetto a quello che è la cosa. Quindi diciamo la presa di coscienza di questo aspetto è molto più ampia, quindi volevo sottolineare la necessità che tutti i cittadini, noi siamo associazioni di volontari, siamo poche persone, abbiamo bisogno del sostegno delle persone, perché possiamo metterci una sigla, possiamo metterci il nostro impegno, ma c'è l'impegno di tante persone. Quindi invito tutti chiaramente a sostenere questa petizione e ad ampliare il discorso, non restiamo chiusi nell'ambito diciamo, del nostro ortigiano, ma cerchiamo di contaminare anche gli altri. Vi ringrazio.